stiamo andando a visitare la mostra del maestro Dino Pedriali Prometeo in via Monserrato 40 alla Galleria L'Opera. Ci ha gentilmente accompagnato il maestro Dino Pedriali, che adesso ci illustrerà la mostra. Questa è un giovane gallerista, Andrea Iesi. Infatti ha aperto questa galleria nel settembre del 2013, 25 settembre. E mi è piaciuto proprio, anche perché è il giorno del mio compleanno. Mi ha visto, dice, io vorrei da trovare più una volta, poi io però mi muovevo, dovevo andare in Spagna, poi in un momento ho detto, vabbè, c'è stata da parte tua una discreta insistenza, verso la fine ottobre, novembre, insiste, e vabbè, ho detto, e studio praticamente questo che tu vedi, queste foto della droga e poi scendendo questa cosa, però gli dico, però, e lui dice, mi fa, ma perché non fai un bel lavoro digitale, che ancora dedico, io già con Pio Monti ho preso, però ho detto, no, non lo so, adesso non c'ho voglia di lavorare, va bene, pensaci. E poi invece il giorno dopo io praticamente sono andato via, venuto qui in questo posto, nello studio, in casa di questo mio amico che mi sta ospitando, e che poi si chiama Gianluca Bempo, anche tu lo conosci pure. E allora io ho fatto, dico, va bene, la sera, la notte, di notte, ecco qui, allora adesso iniziamo a dare un po' di parola all'immagine. Questo è il mio letto, diciamo la prima immagine, le mie scarpe da ginnastica, questi sono pacchi di opere di grande formato, le mie foto, quelle che dicono vintage e così via dicendo, che questo è un dettaglio di dove tengo le cose, la sveglia, pellicole, tappo dell'asse, profumo. Poi questo, diciamo, possiamo definirlo già un ritratto, un mio autoritratto con gli occhiali, che adesso ho un altro tipo d'occhiali che cambio. D'estate sono un po', come dice, narcisistico, mi piace, ho un po' un gioco di occhiali. Poi qui sempre di postiglio, sia di roba, sia di maglioni, è molto piccolo lo spazio. Ora, le sfocature che vedi, come in questo caso, sono volute, essendo piccolo lo spazio, e lo dice poi anche la parola, che poi do del titolo, no? Però questa mi piace, per esempio, questa è una mia foto, e anche qui è un mio ritratto, questo sono io, con questi capelli, così, questa è una foto così, e l'ho fatta con la luce di questo, quella della Galileo, quella che fanno qui è ancora più sfocata, capisci, proprio per dare questa cosa, questa c'è una vibrazione praticamente, parte dello studio che si ricollega a quello è un po' ripostiglio importante, pellicole, nastri, tutta roba, registratore, tutte le batterie, queste cose. Poi c'è questa, dove c'è questa cosa che mi piace molto, che ci mette dentro, sai, quella per conservare i cibi, perché così non si rovina, è un bellissimo, bellissimo ritratto di Augusto. Oh, come passiamo dallo studio alla... No, scusa, okay. Dobbiamo finire il percorso, questo prima di andare qua, magari siamo più veloci, qua vedi qua, gli occhiali, che sono un altro paio di occhiali che porto molto, soprattutto d'inverno questi, questo è un mio...
mio autoritratto in bianco e nero, però lo faccio sfocato, come vedi questa qua è quella che poi puoi notare che ho addosso, le scarpe mie, che mi piacciono molto le scarpe. Dopodiché questo sempre, qui sono diciamo il soffitto diciamo di questo armadio, qui è un menabò di una grossa mostra che spero un giorno di mettere, si chiama Urlo Groviglio Nudo, un po' una trilogia di tutti i miei anni di lavoro dal 79-80 fino ad arrivare diciamo al 97, tu riconosci credo, hai visto qualcosa. Questo è di nuovo sempre questa, come vedi, quella delle gambe, quella che hai visto lì praticamente, e il mio autoritratto, diciamo un mezzo facciamo, questo è Traiano, questa che vedi invece è Faustina, è una donna, e lo porto al mignolo proprio perché è femminile, lei è una grandissima donna, e sono un po' Traiano e lei. Quando scegli se portare uno o portare l'altra? Beh, per esempio, in questo caso ho chiesto questo perché ho tolto Traiano e ti faccio vedere. È un po' difficile vedere questa. E questa è Cartagine. C'è il ritratto dietro di Cartagine. Questo è un cavallo, non so se lo fai vedere. Uh-huh. E questa è una coda. Si sa la storia di Cartagine. Allora c'è questo elemento, Traiano ha conquistato Roma, Faustina è stata una grande donna del popolo, insomma, che ha fatto i ministeri e via dicendo, insomma, non voglio entrare, se non divento didattico. Mi piace molto, sia lei, la madre che la figlia. E qui è il mio dove dormo, puoi vedere qua, vedi? Il letto più disfatto è un po' il mio luogo. Questa è una foto che io ho dato poi alla mostra del Caravaggio, ma è collezione di Gianluca Bentola, è un regalo che io gli ho fatto. Questo è il cavallo, perché adoro il cavallo, è un cavallo cinese tardo dell'Ottocento, ma molto molto bello, diciamo da parata, in attesa che aspetta l'imperatore, e basta. Poi questo è un gioco, una polaroide con un, come si chiama, quelli che portano fortuna, una cosa, una foto diciamo, Coccinella, sì. Del Coccinella, quello è un Coccinella vero, il rilievo incollato, ormai è lì. E questo è stato praticamente per il discorso di questo suggerimento di lavorare col digitale. Prima di introdurre, entriamo qua, si capisce bene che succede, che io sono venuto alla mostra quando stavo proprio bene, un attimo che mi devo sedere, non stavo molto bene, e praticamente mi metto proprio, non so se c'è la luce, sto proprio su qua, mi sei pensato seduto qua. E a parte che da primo c'è questo torpedo del sedentario, quindi proteggevo dal vero di questa nicchia. Ma perché me ne guardavo? Però ero intimidito, come se fossi stato un ragazzino di 17 anni che ha in mano questa macchina digitale, questa Nikon, la Nikon D3 mi sembra, così la D3, poi uscita la D4 che è un po' più veloce. Costano tantissimo, sono dei computer, devi avere un apparato grandioso per fare le cose. Fatto sta però che io, che sono partito con la Nikon,
piace usare Photoshop o... No, per carità di Dio, ma a me cavolo, mi conosci da una vita. Ecco, ma io non ho computer, non c'ho niente. Però che cosa succede? Che sto proprio qua e tu osservi, ho la panoramica di queste di qua, poi di questa parte. No, fanno proprio non guardare, non dovete pensare, quella è storia. Questa è. E devo dire che piano piano ho detto, no, sono stato bravino per essere la prima mostra. E mi do l'età di un fotografo che inizia la sua carriera a 17 anni, un po' prima, visto che ho cominciato intorno ai 24 anni, e poi ho fatto il grande incontro della mia vita, i miei grandi incontri, non ho fatto uno solo, ma il più grande mi sa che poi lo dico, ci arrivo, perché devo dire una cosa importante. E mi sono messo a osservare quest'altra parete. E anche questa, guarda, alla fine che avevo bocciato quella, poi alla fine non l'ho bocciata, l'ho trovato bello, sto lavoro, fresco, per un giovane, come io mi sono dichiarato, era una conquista, però voglio dire, non sono un giovane, sono un fotografo che sono sul marciapiede, vogliamo dire così. Dalle foto di Marrei al digitale, tanta strada è passata, tanto tempo è passato. Beh, 40 anni. Sì. Credo, no? È anche cambiato l'approccio alla fotografia. No, l'approccio è lo stesso. Allora, come vedi, questo allestimento che ha fatto Gianluca mi piace perché ha messo come fosse una finestra. Induco una persona a inchinarsi, non a inchinarsi per riverire, ad osservare. E se hai una lente, te la guardi con la lente, perché questo è lo spartito per un musicista, è uno spartito musicale, per uno scrittore è la velina dove lui scrive. E qui io ci lavoro, e tutto questo, qui si vedono tutti gli studi, perché quello che prendi. E questa è una sequenza meravigliosa, guarda che sequenza. Questa è già una mostra, questa sequenza che io faccio, no? Ma io, quindi, ho scelto poche foto in considerazione, c'è una serie, no? Che poi modifico sempre, poi. Perciò a me questo discorso che si va alla ricerca di una foto di Dino Pedriali del 75, del 78, del 9, mi sta bene, ma io c'ho i negativi. Ogni tanto riprendo il mio spartito e vedo che ho sbagliato, non mi sa uno in più, uno non mi piace. E non vado a guardare il prezzo, il mercato, non mi frega niente. In questo mi considero oggi forse più rivoluzionario di ieri. Questo criterio espositivo l'avevi già usato con la mostra dedicata a Pierpaolo Pasolini, se non ricordo male, da Alda Fendi, dove anche lì bisognava abbassarsi per entrare nell'intimità. Quella è stata una cosa orrenda, orrenda che stai dicendo tu. È stato Raffaele Curi che mi dice a me, l'ha fatto nell'attività, se abbiamo voluto rispettare Pasolini. No. Tu hai fatto un allestimento che ti sta proprio sulle palle, perché praticamente uno si deve scendere, ma che razza è poi questa musica, abbassa questa musica, non è un night, no, cioè, però è giusto quello che dici, perché questa cosa tu l'hai vista la mostra, è normale che poi sembra che sono stato io, cioè mi hanno spregiato, ma poi la storia prendi, si sa, comunque questo... Rimaniamo sul contemporaneo, okay. La mia prima mostra è digitale, una parete storica. Questo lavoro io lo faccio nel 77 a Venezia, dopo che circa un mese e più io andavo in una piazza che adesso forse mi viene il nome, dove ci si radunavano i drogati, inizia la... una carneficina, eroina, e si prostituivano
suo, sono camuffato in quel, per la giovinezza, perché avevo 50,